Bella a tutte ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo, bellissimo, caldissimo video. Vabbè ragazzi, eccoci qua, ritornati a fare un altro tutorial. Questa volta andremo a trattare di un altro argomento diverso dal solito. Infatti oggi vi spiegherò come togliere la pubblicità dalle applicazioni che carichiamo dal Play Store. Soltanto per Android è valida sta cosa, quindi per iOS non è valida. Quindi chi hanno iOS come sistema operativo la possono anche non guardare questo video, quindi continuo. È soltanto per Android e grazie a questa applicazione che è sempre Lucky Patch, adesso vi dirò come si fa a togliere la pubblicità gratis dalle applicazioni. Quindi cosa aspettiamo? Cominciamo subito. Ok ragazzi, la prima cosa che dovete andare a fare è questa. Ok, dato questo video deve durare poco, è un video brevissimo, vi andrò a spiegare soltanto la cosa con una sola applicazione invece di fare altri esempi con altre applicazioni, ma funzionano tutte, quindi state tranquilli. Prima di tutto andiamo su questa applicazione in alto, che è il nostro carissimo, vecchissimo Lucky Patch, e andiamo a cliccare. Ah, una cosa ragazzi, mi ero scordato, questa è l'applicazione che andremo a quasi a craccare per togliere pubblicità. Dato potete vedere che sotto c'è la pubblicità Sky, DSL, internet, bla bla bla. Vabbè, dato che ci siamo un attimino, vediamo come sta andando il canale, perché questa applicazione ci aiuta, grazie a questo vediamo nel tempo reale i nostri iscritti. Al momento sono 167, grazie mille raga, e su YouTube ne dimostra 116, più di 9.000 views e 73.000, sto andando alla grande. Beh ragazzi, questa è l'applicazione che andremo a cercare, questa applicazione si chiama Subscribe Font, e se andiamo a controllare su Go Premium, sì, toglie la pubblicità, costa una bella meraviglia di 2,59 centesimi, ma ora lo toglieremo gratis. E come fare? Vediamo, andiamo su Subscribe Font del secondo, andiamo su Apri Patch del menu, creati APK modificato, e poi andiamo sulla seconda opzione. La scorsa volta abbiamo scelto la terza per craccare il gioco, questa volta per il secondo, per togliere pubblicità Google, quindi APK senza pubblicità Google, clicchiamo. Poi, vabbè raga, qui ci saranno un sacco di opzioni, a me l'applicazione ha già scelte tutte quante, quindi non dovete cambiare niente. Se, vabbè, se voi avete qualcosa diverso non ticchettato, potete ticchettare adesso, quindi senza aspettare. E vedete tutto quanto, io ho tutto fatto, quindi faccio ricostruisci l'app e attendo. E ragazzi, dopo l'attesa vi arriveranno i risultati della patch, e che sono? Stringa da ADS blocklist rimossa, quindi ok, tutto a posto. Anche qui ragazzi, qualcosa di fallito ci deve essere come sempre, perché è una cosa normale, quindi non preoccupatevi. Andiamo al file, ecco questo, clicchiamo qui e facciamo disinstalla e installa, la seconda opzione. Vuoi disinstallare questa applicazione? Sì, installiamola. Ok ragazzi, una volta fatto tutto ciò, dopo aver installato l'applicazione, andiamo nell'applicazione Subscribe RealTime Subscribe Account e vediamo che non c'è nessuna pubblicità, scusate, non c'è nessuna pubblicità sotto, cioè non ci sono più i banner pubblicitari. E se andiamo su Go Premium, vabbè qui ci dà lo stesso di togliere pubblicità, ma è già fatta, quindi non c'è nessun bisogno. Vabbè, usiamolo ancora un po' ancora per vedere se non compare di nuovo la pubblicità, e vediamo che non c'è ancora niente, quindi quanto sono io? Vabbè, ancora 160. Sì, il video è finito qua, abbiamo tolto le pubblicità dalle applicazioni, e come vi ho già spiegato all'inizio di questo video, si possono togliere anche con altre, cioè con tutte le applicazioni si può fare sta roba, quindi basta, e non c'entra niente se sono offline o online, quindi perché è normale per tutti quanti, quindi la potete fare tutti quanti. E detto ciò ragazzi, il video è finito qua, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e che dire, ci vediamo al prossimo video, bella a tutti, ciao!